Lui dice che Luca ha ragione nel definirlo un 5, lui si sente un 5. Quello che lui fa è soprattutto quello che fanno tutti i 5 veri, cioè gioco duro, rimbalzi, soprattutto molto gioco in prossimità del canestro. In attacco sicuramente fa quello che può, ma ovviamente lui pensa che può e deve migliorare in attacco, soprattutto nel migliorare i suoi movimenti post basso, dove lui crede che ancora abbia parecchio da fare. Ciao, Matteo Fattori, il resto del Carlino a Pesaro Sport. Quest'anno con i nuovi regolamenti la linea dei tre punti si allontana. Molti dicono che ne gioveranno, si apriranno molti più spazi sotto canestro. Come pensi che si potrà evolvere il tuo gioco con questi nuovi regolamenti? Se hai già pensato anche a questa cosa? For my game, it won't be a big change. It's more for the point guards, small guards, you know. We used to shoot a lot of three-pointers, because if I shoot, I shoot only two-pointers, because my job is under the basket, you know. And maybe it's just for the new regulations, that line under the basket for the charges. So I think it will be a better thing than a year before without that. But mostly it won't affect at all. Il suo gioco non cambierà molto solo per le nuove regole. Secondo lui cambierà soprattutto il discorso per le guardie, per i playmaker, le guardie, insomma per i piccoli che giocano attorno al perimetro, che giocheranno un pochino più esterni e dovranno rivedere il loro raggio di tiro. Però a parte quello, per i lunghi puri come lui non ci sarà una grande differenza. L'unica differenza che potrebbe eventualmente esistere per lui è il cerchio attorno al canestro, la cosiddetta area di non sfondamento. E quello sì, bisognerà probabilmente fare un passo in avanti per anticipare. Però a parte quello, lui crede che per lui non ci sia poi tutta questa grande differenza. Ah, volevo chiedere una cosa banale: qual è stato il suo impatto con Pesaro, con la città, se l'ha vista? Not very much as we had this summer in Lithuania, because it's not normal for sure in Lithuania to have us such hot as this summer we had. It's the only difference that the bigger humidity here, and you know, I didn't see much, so I can't say a lot about Pesaro, but as much as I saw, I enjoyed. And after this hot summer what we had in Lithuania, it doesn't surprise me. Ha visto veramente troppo poco per poter decidere. L'unica cosa è che quest'anno in Lituania ha fatto un caldo assolutamente assurdo e inaspettato rispetto alle altre stagioni, e quindi la differenza in fin dei conti è stata poco, solo che qui c'è un'umidità molto molto superiore rispetto a quella che hanno visto lì. Per il resto lui ha detto che ha camminato un po' in giro, ma troppo poco fino adesso per poter dare un giudizio concreto. Senti, conosce Zukauskas, che ha giocato qua a Pesaro? Magari gli ha raccontato qualcosa di Pesaro, della tradizione? Yeah, we just used to talk, you know, before the game, because he's from other part, from Lithuania, so we just met here when we played against Pesaro, I was in Kanto, so before the game we just used to talk. Si conoscono solo perché sono tutti e due lituani e perché si parlavano prima delle partite quando si incontravano qua, però lui è di una parte completamente diversa della Lituania, perciò non avevano normali contatti in Lituania. Oh.
can you can move on? Sure. Però se la domanda era se tu lo conoscevi prima, se lui lo conosceva prima, nel senso se lui sapeva chi era Minda, ovviamente sapeva chi era stato. Ovviamente, anche perché lui ha detto è uno dei giocatori in assoluto più importanti che ci sono in Lituania. Ha dato ancora? Sì.